E adesso ci guardiamo il video degli ospiti di oggi, che si chiamano Alchemy Divine. Il pezzo si chiama Never Give Up. Ragazzi, della serie è sempre un piacere invitare le band qua in questo spazio, ma come si dice piacere, piacere. E questa volta il piacere è doppio, perché con questi due personaggi ci conosciamo da qualche anno e hanno fatto sempre grande musica, si sono fatti sempre i cazzi loro e continuano a fregarsene della musica di merda e continuano a fare la loro musica. Francesca e Maurizio. Grande Pino. Allora, questo è l'album appena uscito. È inutile che ve lo dico, compratelo, non scaricate, scaricate quelli che c'hanno già. E aiutiamo le band in questo paese che avete sentito.
ne abbiamo un casino di band che spaccano il culo veramente, perciò appoggiamo le band italiane, appoggiamole. C'è un sito, vabbè, meglio se lo dite voi. Sì, allora, questo è il disco uscito per la Top Records, e il nostro sito è alchemydivine.it .com. E, comunque riuscite a trovare questo CD sui normali portali su internet, oppure anche al punto Mondadori, quello in corso Vittorio Emanuele. A Milano, sì. Quindi andate, comprate. Fate il vostro dovere. Spero che vi piaccia, vi sia piaciuto il video e niente, insomma, sì, noi siamo contenti. Sul nostro sito vedete anche il video che abbiamo appena visto, ci sono tutte le informazioni possibili nel nostro sito. Trovate tutto, state cercando di mettere insieme un po' di concerti, giustamente, sì. Perciò andate sul sito, qualsiasi cosa, trovate tutto. Hanno fatto la presentazione, lo showcase, cosiddetto showcase. A Rock and Roll di Milano c'ero anch'io. Grande concerto, veramente, grande band, grande musica. Il CD io ce l'ho e mi tengo anche questo. No, questo lo regaliamo, io ce l'ho già. Veramente compratelo, ragazzi, compratelo che ne vale la pena. Volevo secondino solo citare anche gli altri ragazzi della band, che c'è Michael Kosca che è tedesco alla batteria, poi c'è Francesco Di Foggia che viene dalla perfida Albione dall'Inghilterra, che ha sempre collaborato con noi e adesso suona anche con noi il basso, te l'hai visto. Vogliamo salutarli, ciao Mike, ciao Franci. Ciao. Jack. E allora partiamo con i messaggi. Volevo chiedere al gruppo ospite se piacciono loro gli Striper. Ho notato subito la ricchezza dei cori. Io adoro i gruppi in cui tutti cantano. Tanti complimenti, Andrea. Grazie mille, sì, è uno dei gruppi a cui noi facciamo riferimento, perché i nostri gruppi di riferimento sono quelli degli anni 80, anni 90 e naturalmente anche quelli moderni, però crediamo nella vocalità, nella coralità delle cose, anche nel rock. Insegnano i Chicago, i Boston, insegnano i Queen, insegnano un sacco di band a cantare nel rock. Gruppettini così a casa hai nominato. Sì, beh, io quelli band bravi. Band emergenti che forse avranno successo. A me piacciono quelli bravi. Andate a cercare, ragazzi, voi giovanissimi, andate a cercare queste band. Tanto ve le potete scaricare gratis. Andate a cercare queste vecchie band e poi vi rendete conto di cosa si scriveva, di come si cantava in quegli anni. Jack? Ciao Pino. Volevo chiedere ai tuoi ospiti se vivono di sola musica e cosa hanno da consigliare a gruppi giovani come il mio per un futuro di sola musica. Lascia aperto. È difficile fare questo mestiere. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, ho sempre fatto questo mestiere. Questo tipo di musica, specialmente. Sì, e anche questo tipo di musica. Altra musica l'ho fatta solo per lavoro. Questo invece è il mio cuore, quindi io sono rock dentro, quindi faccio rock. È difficile perché è un mondo complicato vivere solo di musica, però se si ha un buon carattere e tanta voglia si può continuare benissimo a farlo per anni. Quindi fortunatamente a me è andata bene, ecco, diciamo, sì, poi il grande Pino. Meglio meno soldi, ma più cuore, più passione. Sì. Tanto che bene fate dei soldi, ragazzi. A Napoli dicono non si mangiano neanche le galline se li mangiano. L'amore, ragazzi, la passione che vi aiuta a vivere. Jack? Ciao Pino, complimenti ai tuoi ospiti. Vorrei chiedere loro se fra le loro influenze vi sono Tubes e B52. Un abbraccio da Ale. Mica c'è qualcuno che conosce Tubes? Incredibile, sì. Grande band. Fantastica band Tubes. Io l'avevo visti a Torino dal vivo, mi ricordo, che concerto. Fantastici. Ma poi loro durante il concerto sul palco si cambiavano, c'erano quelle due ballerine. Sì, E lui si cambiava, un po' come Peter... come Peter Gabriel faceva un po' sì, con sì, il erano Genesis. Molto trasformisti, poi come diceva anche il ragazzo di prima, in sette cantavano, quindi avevano questa vocalità, questa di sicuro sono fra i nostri preferiti. Polistrumentisti come il nostro signore qua, il nostro amico qua. Cos'è che non suoni? Non lo so. Il tricaballato. La musica è una per tutti, cambia gli strumenti. Grande. Jack?
Ciao Pino, volevo fare i complimenti agli ospiti, non solo per il brano, ma anche per il look, che a me piace molto. E volevo chiedere loro proprio di questo. Quanto tempo hanno pensato al loro look? È spontaneo oppure ci riflettono su? Rispondo io, guarda. È più che spontaneo, io li conosco benissimo. Sono normalissimi così proprio. Non fanno parte di quelli che, capito, che stanno lì a pensarci troppo. Loro pensano alla musica. Concordo. D'accordo? Assolutamente. Mi sono permesso. Hai no, certo, hai fatto bene. Almeno ti credono poi. Poi ci conosci. Jack? Ciao Alchemy. Mi è piaciuto il vostro brano. Volevo da voi un parere sul movimento underground italiano. Secondo voi è tutto da buttare il nuovo che esce in Italia? Ma io posso parlare per quello che mi riguarda, non c'è mai niente da buttare. Cioè c'è sempre il meglio da tenere, ma da buttare non c'è mai in realtà niente. L'underground è giusto che venga un pochettino più, diciamo, messo in evidenza, perché se no si continua a fare il gioco sempre dei soliti, che continuano a fare sempre i soliti soldi, e quindi è giusto andare a scavare nell'underground per far venire fuori band, e ce n'è, come dice anche Pino, una miriade di band che suonano veramente bene. Comunque io non ho l'abitudine di scartare mai niente, piuttosto tenere. E allora chiedono di nuovo i contatti, ragazzi, da casa. Allora, il nostro sito è www.alchemydivine.com. Trovate faccio, tutto sul vi sito. Vi faccio rivedere il CD. Fate il vostro dovere, bastardi. Jack! E allora ringraziamo gli Alchemy. Divine. Alchemy Divine. Grazie per essere grazie stati Pino. Qua. Figurati. Grazie mille. Grazie veramente, grazie per essere stati qua. Ci vediamo on the road sempre. Assolutamente. Assolutamente. A voi vi ricordo sempre, come gli Alchemy Divine, seguite sempre il rock italiano. Perché come diceva prima Maurizio, se no sono sempre gli stessi, a riempire San Siro, a riempire le stronzate. Il prossimo video è quello dei Green Day, si chiama I Chill Ride. Un guassone.